Ora vediamo la spiegazione data da Einstein dell'effetto fotoelettrico, quindi urto singolo tra fotone ed elettrone. La vediamo attraverso l'applet virtuale. Qui non abbiamo il potassio, ma il sodio, perché purtroppo il potassio non è tra i materiali proposti. Quindi come metallo prendiamo il sodio, che non ha un lavoro di estrazione di 2 elettron volt, ma di 2,3 circa o 2,4 elettron volt. Comunque, innanzitutto abbiamo già visto che per il sodio la frequenza di soglia si trova nel verde, la lunghezza d'onda in particolare di soglia, almeno secondo l'applet virtuale, è 541 nanometri, che corrisponde a 555 terahertz di frequenza. Vediamo infatti che l'applet virtuale non mostra emissione di elettroni perché questi fotoni verdi non hanno abbastanza energia ciascuno, energia HF, per estrarre gli elettroni. Allora noi abbassiamo appena la lunghezza d'onda, che vuol dire aumentare leggermente la frequenza, e vediamo che cominciano a essere estratti gli elettroni. Però vediamo anche che questi elettroni vengono estratti sicuramente in gran numero, perché abbiamo messo al massimo l'intensità luminosa, però vengono estratti con grande lentezza, cioè la loro energia cinetica è molto piccola, escono quasi da fermi. E questo è logico perché noi stiamo appena sopra la soglia di energia, di frequenza. Questo vuol dire che i fotoni hanno, a malapena i fotoni verdi, l'energia sufficiente a estrarre gli elettroni legati più debolmente, e quindi l'energia residua da dare agli elettroni come energia cinetica è veramente pochissima. Facciamo un esempio numerico concreto. Immaginiamo che il sodio abbia lavoro di estrazione di 2,3 electron volt e questi fotoni verdi abbiano una energia HF ciascuno di 2,4 electron volt. Allora, di questi 2,4 electron volt, 2,3 li devono utilizzare per il lavoro di estrazione, quindi per estrarre gli elettroni, e soltanto 0,1 electron volt, che è la differenza, rimane da dare come energia cinetica. Ecco che questi elettroni partono molto lentamente con 0,1 elettron volt di energia cinetica. In particolare vediamo che questi elettroni molto lentamente si dirigono al collettore, dove vengono assorbiti tutti, dal momento che cioè la batteria è spenta, non siamo né in polarizzazione diretta né inversa. Ora aumentiamo l'energia dei singoli fotoni HF, diminuendo la lunghezza d'onda e quindi aumentando la frequenza. Portiamoci per esempio a 290 nanometri. Siamo sempre a batteria spenta e vediamo che stavolta gli elettroni vengono invece estratti con grande energia cinetica, soprattutto quelli che erano legati più debolmente. Noi possiamo anche guardare solo quelli più veloci. Quelli più veloci escono con grande energia cinetica. Questo accade perché i singoli fotoni, adesso avendo una frequenza maggiore di prima, una lunghezza d'onda minore corrisponde a una frequenza molto maggiore, hanno anche una energia ciascuno molto maggiore dei fotoni verdi di prima. Questi sono fotoni ultravioletti, ciascuno ha un'energia HF maggiore. Quindi, tolti quei 2,3 electron volt necessari a estrarre gli elettroni, ciò che rimane viene dato in energia cinetica degli elettroni, quindi viene data una buona energia cinetica. Ora, per fermare questi elettroni dotati di buona energia cinetica, è necessario mettere un potenziale d'arresto, per esempio di meno 2 volt. Vediamo che questo è il potenziale d'arresto perché gli elettroni si fermano, i più veloci, praticamente a ridosso del collettore. Il potenziale d'arresto, meno 2 volt, in questo caso serve proprio a rallentare e frenare gli elettroni più veloci estratti, quelli legati più debolmente, e impedire loro di arrivare al collettore. Se noi adesso aumentiamo ancora l'energia dei singoli fotoni, ci portiamo per esempio a 190 nanometri, quindi siamo ancora più nell'ultravioletto, i fotoni sono HF, sono ancora più energetici, la loro lunghezza d'onda è più corta, allora vediamo che il potenziale d'arresto, che prima bastava meno 2 volt a fermare gli elettroni più veloci, adesso non basta più. Noi questo potenziale d'arresto lo dobbiamo aumentare fino, in questo caso, a meno 4 volt. Vediamo che adesso è sufficiente, meno 4 volt, ad arrestare tutti gli elettroni estratti, anzi non è ancora sufficiente perché qualcuno riesce ad arrivare al collettore, quindi aumentiamo a meno 4,20. Ecco, con 4,20 volt nessun elettrone riesce più a raggiungere il collettore, ma i più veloci si fermano appena prima.
che cosa è successo? Che avendo aumentato la frequenza della luce, siamo andati nell'ultravioletto più lontano, è aumentata anche l'energia dei singoli fotoni HF e questi fotoni, ora tolti i 2,3 elettron volt per estrarre gli elettroni, possono dare agli elettroni estratti una maggiore energia cinetica di partenza e quindi non bastano più 2 volt di potenziale d'arresto per fermare questi elettroni che sono più veloci rispetto a prima, ma è necessario, sono necessari meno 4,2 volt per fermare questi elettroni proprio perché hanno ricevuto maggiore energia cinetica e hanno ricevuto maggiore energia cinetica perché i fotoni di questa luce ultravioletta sono più energetici di prima e quindi tolti i 2,3 elettron volt di estrazione riescono a dare più energia cinetica agli elettroni estratti.